Amici di RTC, ben ritrovati, radioascoltatori e telespettatori di RTC, eccoci nuovamente in onda per una nuova puntata, la seconda puntata stagionale 2024 di RTC Sport Serie B, questa nostra nuova rubrica partita proprio nella scorsa settimana è dedicata totalmente, esclusivamente al campionato di calcio di Serie B. Sono giorni molto caldi, molto infuocati, sia per quanto riguarda il calcio giocato, ma soprattutto per quanto riguarda il calciomercato che andrà avanti ancora per oltre 10 giorni, dunque tutte le squadre provano a rafforzarsi per raggiungere i rispettivi obiettivi. Tra questi chiaramente le due calabresi che sono abbastanza attive sul mercato, il Catanzaro sembra molto vicino a questo punto alla conclusione dell'affare Antonini, difensore centrale proveniente dal Taranto. La chiusura potrebbe avvenire veramente a breve, poi pare ci sia un interesse per l'attaccante Moro del Sassuolo e per l'attaccante Maric del Monza, ex Crotone, un colosso autentico, un centravanti che potrebbe sicuramente servire al Catanzaro, che metterebbe muscoli e centimetri al servizio della squadra di Vivarini. E poi ancora pare ci sia l'interesse per i centrocampisti Amatucci, Antonucci e Nagy. Questi e gli obiettivi probabili del Catanzaro di Vivarini, il quale ha detto in conferenza stampa che chiaramente le dinamiche del calciomercato invernale sono molto particolari. Staremo a vedere, tra poco analizzeremo la situazione in casa Catanzaro, anche il Cosenza è attivo, ben tre gli arrivi ufficiali in casa rossoblu, hanno già esordito i difensori Frabotta proveniente dal Bari e Camporese dalla Feralpi, per lui peraltro è un ritorno ufficiale. Da giovedì anche l'arrivo del terzino destro Gianfì dal Potenza di scuola Inter, mentre sembra abbastanza probabile anche l'ingaggio di Dariva dall'Atalanta. Zilli e Sgarbi invece in lista di partenza, anzi Zilli si è già trasferito alla Spal. E allora direi di partire con i nostri collegamenti. Ospitiamo Dimitrios Sounas, il centrocampista del Catanzaro, centrocampista greco del Catanzaro, peraltro autore di una doppietta nella gara casalinga vinta dagli uomini di Vivarini per 5-3 contro il Lecco. Dovrebbe essere già in linea Dimitrios Sounas. Allora Dimitrios, ben trovato, buona serata su RTC, ci siamo sentiti soltanto qualche settimana fa, è un piacere per noi ospitarti nuovamente, ben ritrovato. Ciao, ciao, buon pomeriggio, ciao. E allora, ci eravamo lasciati in chiusura di anno 2023, Dimitrios, venivate da qualche sconfitta consecutiva, però lo dicevamo anche in quell'occasione, nonostante le sconfitte il Catanzaro ha sempre giocato alla grande, diciamo pochissimi avversari sono riusciti a metterlo sotto. Peraltro ora avete ritrovato anche i 3 punti, la vittoria nella gara contro il Lecco, tramite una grande prestazione, specie nel secondo tempo. Nel primo avete sofferto un po', specie in difesa, ma nel secondo tempo vi siete ripresi la partita. Tu e Iemmello, grandi protagonisti, assieme anche agli altri, insomma, vittoria meritata ed è tornato il sorriso. Oh, sì, sicuramente contro il Lecco non è stato facile perché di certo siamo andati in vantaggio, poi dopo 10 minuti di svantaggio 2-1 stavamo venendo dopo 3 sconfitte consecutive, quindi mentalmente questo ci voleva tanto cuore per ribaltare la partita. Noi nel secondo tempo siamo usciti alla grande, abbiamo messo il cuore. Quindi questo che ci ha portato alla fine a fare il risultato, siamo molto contenti che abbiamo regalato un'altra gioia ai nostri tifosi. Senti Dimitrios, insomma, peraltro per te è stata una gara particolarmente felice perché a parte l'ottima prestazione hai realizzato addirittura ben 2 gol, il secondo su assist di Iemmello che te l'ha servita proprio sul piatto d'argento, dovevi solo spingerla in porta, ma in occasione del primo gol invece sei stato veramente molto bravo a girare prontamente in porta l'assist da sinistra di Van de Putte. Ah, sì, sicuramente Pedro mi ha dato una gran palla nel secondo gol.
come ho detto tante volte, io con Pietro mi trovo molto bene in campo, è un giocatore molto forte, abbiamo molto bisogno di lui. Alla fine sono molto contento, non soprattutto per i due gol che ho fatto, ma soprattutto per i 3 punti meritati in campo da noi. Cioè, sono molto contento per questo. Senti un po', insomma, anche questa posizione nuova di questa stagione che Mister Vivarini ti ha disegnato, ormai sei completamente a tuo agio in quel ruolo. Ah sì, sicuramente mi trovo benissimo in quel ruolo lì. Io semplicemente cerco di dare sempre il massimo, di fare sempre le cose che mi chiede il mister di fare al campo e quindi sì, diciamo che mi trovo molto bene e spero di, no, ce ne sono sicuro che continuerò a dare il massimo e continuare a lavorare per migliorare ancora di più. E avete battuto il Lecco e ora vi ritrovate di fronte sabato un'altra neopromossa, peraltro proprio come il Catanzaro, Dimitrios, cioè la Feralpi che attualmente occupa l'ultima posizione in classifica, ma io lo dico da parecchie settimane che non merita questa posizione la Feralpi, cioè è una buona squadra, probabilmente non ha ancora quella malizia che serve in questo campionato, non è partita bene, c'è stato il cambio tecnico, nonostante ci siano tanti calciatori di esperienza nella Feralpi, evidentemente hanno qualche problema nella gestione della gara, però è una buona squadra secondo me, insomma, che partita ti aspetti tu? No, sì, sono d'accordo con te, la Feralpi è un'ottima squadra, ha giocatori esperti per questa categoria, ha fatto gli ottimi acquisti, si trova nell'ultimo posto, ma noi sicuramente non sottovalutiamo la Feralpi, andremo lì per fare la partita se, per, se ci fosse, sono primi in classifica, perché per noi ogni partita è importante fare punti per il nostro obiettivo. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana col mister e con tutto lo staff e siamo pronti a disputare questa gara con grande rispetto per la Feralpi, ma ce ne sono sicuro che faremo la nostra partita. Non so se ti possiamo chiedere, Dimitrios, poi domani lo chiederemo al mister Vivarini, chiaramente c'è Fulignati che è un po' influenzato, non so se riuscirà a farcela, questo ce lo dirà il mister domani. È chiaro che sono giorni anche un po' particolari, siccome c'è il calciomercato che la fa un po' da padrone, però insomma voi siete concentrati senza pensare ad altro, diciamo. Ah, sicuramente sì, noi siamo molto concentrati sul campo, non ci interessa il mercato. Per Fulignati sì, ieri era influenzato, però oggi si è allenato con il gruppo. Sì, volevo aggiungere che, come ho detto prima, a noi non ci interessa il mercato, questo è un lavoro che deve fare il mister con la società e noi siamo molto concentrati sul campo perché sabato abbiamo una partita difficile contro la Ferrari. Un'ultima cosa, Dimitrios, te lo chiedevo anche qualche settimana fa, insomma, il tuo obiettivo personale, ora sei arrivato a 3 gol, se non sbaglio, giusto? Hai 3 gol in stagione. Te lo poni questo obiettivo in termini di reti, tu che sei un centrocampista, quindi non sei proprio deputato a segnare, però i gol li hai sempre fatti, ricordo a Monopoli, ricordo anche a Perugia, qualcuno anche alla Regina, insomma, non ti è mai mancato il gol. Te lo poni un tuo obiettivo personale, proprio in termini di gol, di marcature? Ah, sicuramente anche nei miei obiettivi personali di fare più gol possibili in questo campionato per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo. Poi, come sempre detto, il mio obiettivo principale è di migliorare sempre di più perché nel calcio c'è sempre da migliorare. Questo è il mio obiettivo, cioè il primo mio obiettivo. I nostri Grazie complimenti da parte di RTC. Ciao e a presto. mille. A Buona presto. serata. Boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is she big enough? Amici radioascoltatori e telespettatori di RTC, dopo aver sentito durante il primo collegamento Dimitrios Sunas, centrocampista del Catanzaro, accogliamo il nostro secondo ospite che è il collega giornalista Giuseppe Milicchio. Ben trovato, Giuseppe, ciao.
Salve, salve a te e a tutti i nostri amici di radio e telespettatori. Grazie a te per essere qui con noi. E allora, Giuseppe, facciamo un po' una panoramica sulle squadre calabresi. Partiamo dal Cosenza che ha già formalizzato tre nuovi arrivi, ovvero proprio quello odierno del terzino Gianfì dal Potenza. Ma chiaramente già certificati, ratificati gli arrivi di Michele Camporese, che ha già esordito peraltro, e dell'altro difensore, l'esterno sinistro Frabotta dal Bari. Ufficiale peraltro anche l'uscita di Zilli, che è andato alla Spal. Facciamo un po' un riepilogo di quanto avviene in casa rossoblu, Giuseppe. Assolutamente, assolutamente. Allora, c'è questo grande ritorno, quello di Camporese, un giocatore che aveva lasciato Cosenza per andare alla Regina, aveva sposato il progetto a Reggio Calabria, sperando chiaramente di poter approdare addirittura a qualcosa di importante nella sua carriera, quindi poter approdare in Serie A. Poi il fallimento della Regina, il passaggio da svincolato alla Feralpi Salò, un po' una scommessa, anche perché le sue condizioni fisiche non erano ottimali. Ha giocato poco con la Feralpi e negli ultimi periodi aveva fatto una presenza, era andato in panchina. Adesso gli è stata data questa possibilità di ritornare in una squadra dove ha fatto particolarmente bene, perché l'arrivo di Camporese nelle scorse stagioni a Cosenza aveva portato alla salvezza 5 gol da difensore centrale e tanta grinta, tanta capacità di essere giocatore importante nel pacchetto difensivo. Poi è arrivato questo Fabrotta, giovane della Juventus, scuola Juve, 22 anni, è una stellina di quel progetto Juventus, no? Sì. Della Juventus New Generation, Sì. di questi giocatori che potevano arrivare a fare l'esordio in Serie A. Aveva esordito anche in Serie A, lo ha fatto con Pirlo, poi un qualche problema fisico, il trasferimento a Bari. A Bari ne parlano male. Io l'ho visto personalmente quando siamo andati a giocare la partita allo stadio San Nicola di Bari. Non mi è dispiaciuto, però la gente lo ha fischiato. Adesso invece Fabrotta può essere un'arma in più per la corsia esterna a sinistra, per Cosenza un buon piede, è un giocatore di prospettiva. Anche lui però arriva con una formula del prestito dalla Juventus. Gianfì è un giocatore del Potenza, lo ha voluto espressamente Caserta, che lo ha allenato a Benevento, sia per quanto riguarda la Serie B, sia per quanto riguarda qualche prestazione anche in Serie A Benevento, aveva fatto bene. Poi questa discesa fino ad approdare a Potenza. Ma non finisce qui il mercato del Cosenza, non potrebbe essere altrimenti, ci sono dei possibili arrivi. Si parla di Cernigoi, giocatore del Venezia, che ha giocato questa prima parte del campionato a Reggio Emilia, sempre da È Reggio ottimo, Emilia, ottimo centrocampista, primo centrocampista, che sa fare anche gol, però che sa fare anche gol. guadagna tanto Cernigoi, è un giocatore che porta dietro quello che è lo stipendione che aveva Sì. sottoscritto a Venezia, quindi bisogna vedere se il Venezia contribuisce poi a questo passaggio in rossoblu. È chiaro che nel senso Sicuramente, di sicuramente rispetto potrebbe dare tante qualità al centrocampo del Cosenza. Peraltro è bravo anche in zona fisicità, gol, come dicevamo. assolutamente, anche fisicità. E poi c'è un altro giocatore molto importante, un altro giovane, un'altra scommessa che non è riuscita ad affermarsi a Reggio Emilia con la Reggiana. E parliamo di un altro giocatore che arriva dalla cantera dell'Atalanta, e parliamo di Dariva, anche lui un altro centrocampista che potrebbe far comodo a Fabio Caserta. Che Cosenza nel frattempo mette sul mercato dei giocatori che probabilmente, anzi sicuramente, non hanno fatto bene in questo girone d'andata, e sono Sgarbi, che era arrivato da svincolato dal Perugia, però le sue prestazioni sono state veramente al di sotto della media per un campionato di Serie B. Ha un contratto però firmato per 2 anni, quindi a questo punto è difficile anche trovargli una sistemazione. Altro giocatore che potrebbe abbandonare il Cosenza è Viviani, che è arrivato in prestito dal Benevento, anche questa una promessa voluta espressamente da Caserta, che è stato bocciato un po' dalla squadra da questo inizio di campionato, quindi
Viviani potrebbe andare via. Conservo una buona opinione, peraltro, di Zilli che è andato alla spalla. Secondo me, insomma, poteva ancora servire al Cosenza anche in questa stagione perché, peraltro, il fisico lo aiuta a tanti centimetri che poteva mettere a disposizione del Cosenza. Evidentemente, le scelte sono state differenti. È vero, comunque, in questa stagione, insomma, non era stato quasi mai impiegato dall'inizio, quindi evidentemente sicuramente c'erano altre priorità, definiamole così, Giuseppe. Ma sì, perché se tu metti dentro nell'ultimo giorno di mercato un attaccante come Forte, è chiaro che vai a chiudere la strada a un ragazzo come Zilli, che deve trovare spazio a questo punto ripartendo e facendo nuovamente gavetta dalla Serie C. In una squadra che deve assolutamente evitare quella che è la retrocessione, perché attenzione a quello che sta facendo Gravina in questo momento, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che punta a ridurre le squadre di Serie C. Chi retrocede in questo momento si mette veramente nei guai, perché la squadra deve rimanere nel campionato di Serie C per poter tentare magari di rimanere in un gruppo di squadre che possa agganciare nuovamente il calcio professionistico. E in tutto questo, attenzione alla Mantia, che è in uscita dalla Serapi Salò. Secondo me sarà il giocatore a fare dell'ultimo minuto, veramente l'ultimo giorno di mercato. Giorno 1 la Mantia dovrà trovare una sistemazione, che sia la B o che sia nuovamente il ritorno per fine prestito alla Spal. E lì ci sarebbero problemi per il giovane Zilli, che verrebbe nuovamente chiuso da un uomo di grande esperienza come la Mantia. Staremo a vedere. Sì, Giuseppe, allora io ti chiedo intanto la situazione, ti chiedo telegraficamente però in un minutino di descriverci la situazione attualmente a Cosenza dopo questa ennesima sconfitta di Cremona che però è senz'altro immeritata direi perché il Cosenza ha tenuto bene, ha retto bene fino al minuto 76, poi è stato piegato da un gol di Antov, quindi prima domanda. Situazione in casa Cosenza, situazione anche del tecnico Fabio Caserta, te la chiedo in un minuto e poi ti chiedo anche un giudizio sul Catanzaro, sul mercato che sta facendo il Catanzaro, che chiaramente spera di poter mantenere o eventualmente anche migliorare l'attuale posizione in classifica. Beh, per quanto riguarda il Cosenza, che cosa ti posso dire? Ti posso dire che è una situazione non facile, perché Caserta, nessuno lo ha mai sfiduciato ufficialmente, però è stato sfiduciato un po' dalla piazza. Adesso lui ha la possibilità di avere degli acquisti mirati in questo calciomercato. Capiremo se gli acquisti vengono definiti prima della partita con il Venezia e si va avanti con Caserta. Se magari si è parlato anche di te, io o di altri giocatori che piacciono al tecnico di merito Portosalvo, tutto slitterà dopo la partita con il Venezia, e allora si potrebbe pensare addirittura ancora una volta di mettere in discussione l'allenatore. Non ci sarà grande pubblico allo stadio Marulla, nonostante arrivi la squadra che è praticamente seconda in classifica, quindi momento un po' freddino dell'ambiente del Cosenza. Per quanto riguarda invece il Catanzaro, sappiamo benissimo che va a strappi in questo campionato, però quando riesce a fare risultato mantiene la posizione di classifica. Lo ha fatto con l'ultima vittoria interna e adesso sul mercato sta prendendo giocatori mettendo dei soldini, fa degli acquisti mirati in prospettiva, mette dei soldi e probabilmente sta già pensando a quello che sarà il Catanzaro del futuro. Io ti ringrazio Giuseppe, a presto allora. Grazie Grazie a te e a tutti gli amici che ci hanno seguito. a presto. E grazie amici ascoltatori, radioascoltatori e telespettatori di RTC per essere stati con noi in questa seconda puntata stagionale 2024 di RTC Sport Serie B, la nostra rubrica settimanale radiofonica e televisiva dedicata esclusivamente, totalmente al campionato di calcio di Serie B. Vi aspetto nella prossima puntata, che sarà la terza stagionale, giovedì prossimo alle ore 21:30, replica il venerdì alle ore 8:30 e 14:30.
Vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto. Buon proseguimento, come sempre, su RTC, la radio e la TV, sempre sul campo. Come on, boy, boy, can you get it up?